Siamo qui con Don Luigi, che è venuto a fare un intervento in occasione del 26esimo anniversario della cooperativa. Don Luigi, che cosa dirà oggi in assemblea ai soci riuniti della cooperativa dopo 26 anni? Ma visto il clima che stiamo vivendo in questi giorni, dirò che la cooperativa è nata per un discorso diverso di quella della guerra, cioè è nato dagli obiettori di coscienza, cioè un modo alternativo di servire la patria e anche dei confini più grandi del nostro paese, la patria, no? Cioè gli obiettori che erano a servizio di tante forme di disagio, immigrati, Camponove di proprio qui a due passi, eccetera, ecco. Hanno incontrato questa realtà e hanno sentito il bisogno di continuare a impegnarsi in questa realtà al di là del servizio, dei mesi di servizio civile, dando vita alla formica, insomma. Ecco, quindi potremmo dire che è nato proprio dai valori della Caritas e dell'obiezione di coscienza. Sì, ha un ricordo particolare di quei 9 ragazzi che si sono visti e comunque che sognavano magari di costruire una realtà che poi forse non immaginavano divenisse così come quella che è diventata adesso la cooperativa. Ma forse nel nome che è andato, no? Formica, da una parte erano consapevoli di una piccola realtà, ma anche di credere nella laboriosità della formica, quindi di dire, ecco, siamo pochi, ma siamo pieni di motivazione e di entusiasmo, quindi cresceremo, insomma, ed è stato così, oggi lo possiamo constatare, insomma. Cosa vuole augurare al futuro di questa cooperativa per i prossimi anni? Di continuare in questa strada e di contagiare tanti altri, no? Cioè, in fondo abbiamo visto che le forme cooperative sociali, ecco, sono anche quelle poi che sono attente alle esigenze di lavoro, all'ambiente, eccetera, quindi ai valori che ci stanno a cuore, insomma. Un'ultima domanda, se la guarda adesso come è diventata, assomiglia un po' a quella idea che magari aveva avuto quella volta quando ha suscitato così l'interesse in quei 9 ragazzi a costituirsi in cooperativa? I valori sono quelli conservati, ovviamente le dimensioni sono cresciute, insomma, forse è quello che diceva Luther King, no? Se sogno da solo rimane un sogno, se siamo in tanti a sognare diventa realtà. Grazie mille, Don Luigi. Prego.